È stato durante la presentazione della prossima realizzazione del film Il Caso Pantani che mamma Tonina e l'avvocato di famiglia De Rensis sono voluti intervenire dopo l'archiviazione a Rimini dell'inchiesta BIS sulla morte del pirata. I familiari di Marco non si arrendono. Rabbia innanzitutto perché essere passata per illusionaria proprio non mi va. E non mi va neanche come hanno fatto a chiudere perché. Io dico ok, loro dicono che non ci sono prove, però mi devono dare delle risposte su tutto quello che sto gridando da 12 anni. Credo che ci sono tutti gli estremi per poter ricorrere in Cassazione. Sono motivazioni in certi passaggi completamente illogiche. Illogiche per quali motivi? Ma gliene dico uno. Per quanto riguarda la carta nel, del, del cornetto algida nel cestino del bagno, il giudice a pagina 25 dice che non si può escludere che una delle persone che faceva i sopralluoghi di polizia possa aver buttato la carta del cornetto algida. Quindi noi dovremmo immaginare che un poliziotto mentre fa il sopralluogo mangia il cornetto algida. Oppure, che i giubbotti, i famosi Giubbotti, eh, non si può escludere che il marito della manager li abbia inconsapevolmente portati nell'hotel di Rimini dentro la sportina con le medicine. Quindi io sapevo che si, compravano le che si pagavano le case a propria insaputa, adesso scopro che si potrebbero portare anche dei Giubbotti inconsapevolmente. Ora, queste motivazioni credo che ci danno molto spazio per poter agire. Queste e molte altre che non sto a ripetere ci danno spazio per agire eventualmente in Cassazione.